del procedimento a carico di Alessandro Maiorano per la diffamazione a mezzo stampa, abbiamo chiesto l'anticipazione dell'udienza, perché l'hanno fissata in maniera assolutamente inopinata a distanza di un anno, dal 7 di luglio di quest'anno al 15 giugno del prossimo anno, e invece noi vogliamo risolverlo subito questo problema, anche perché dovrebbe essere interesse dello stesso Renzi avere un condannato, perché lui ha fatto la querela. Abbiamo messo per iscritto che se Renzi, dopo non essersi costituito parte civile, intendesse anche revocare la querela, Maiorano dichiara formalmente che non accetterà la remissione di querela, per cui il processo si deve fare. E allora, se dobbiamo farlo, io vorrei tanto che quei documenti che non vi possiamo mostrare li potessi portare in udienza dibattimentale, spiegarli al giudice per chiederne l'ammissione, e questo credo che sarebbe un grande contributo di conoscenza e di chiarezza per l'opinione pubblica. Sono alla base delle denunce per peculato, corruzione, riciclaggio e abuso d'ufficio che abbiamo fatto nei confronti di associazioni a delinquere, che abbiamo fatto nei confronti di molte persone. Abbiamo parlato dello stato del procedimento, ho avuto notizie che l'indagine ha preso corso. La cosa importante è questa, che è stata sotto unico procedimento, sono state riunite tutte le vecchie segnalazioni che erano state fatte anche da Maiorano, e alle quali si è ovviamente aggiunta, per molta parte ricomprendendole, la denuncia che abbiamo presentato a fine luglio di quest'anno. Stiamo parlando delle spese in provincia, anche di qualche altra cosa, come per esempio il problema dell'abitazione.